Signore, si sta rinfrescando. Tenete duro per altri 5 minuti. Sta per andar via. Ah, finalmente. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, caro Harold, tanti auguri a te. Ah, ma io non sono... Ma chi diavolo sei tu? Beh, io... È il mio regalo per Harold ed è arrivato in anticipo e questo non è Harold, idiota. Ma lei ha detto che apriva la porta. A mezzanotte però. A mezzanotte un cowboy ci sta bene, no? Il cowboy di mezzanotte. L'ora fatale dei Pinocchi e di Cenerentola. Non dovevi venire prima di mezzanotte. Inoltre dovevi cantare alla persona giusta. Ti ho detto che Harold è un tipo alto, secco, con i capelli neri e ricciuti. Questo qui invece è mezzo pelato. Grazie, potiti da solo. Fortuna che non ho aperto io. Non così secco e non così nero. Me ne sono scordato. E poi voglio essere già a letto a mezzanotte. A quell'ora gli finisce l'incantesimo. Che sarebbe questa storia adesso? Tesoro, io ti ho pagato per tutta la serata, te lo ricordi? Mi sono fatto male alla schiena in palestra e voglio andare a dormire presto. È un po' risportivo. Che cosa ti è successo? Beh, ho mollato la presa mentre facevo le flessioni alla sbarra e sono caduto sul culo. Lascialo a casa quando lavori alla sbarra. Non dovrei fare neanche le flessioni, ho la presa un po' debole. La presa debole ai miei tempi si chiamava mani di ricotta. Emory ha una memoria di ferro. Chi è che diceva sempre, portatemi Oscar Wilde vestito da cowboy e io vi farò vedere un finocchio che va a cavallo? Io non lo so, chi è che diceva sempre così? Oh, non lo so, qualcuno. Che dice il biglietto augurale? Lo lega lei. Caro Harold, bang bang, tu sei vivo, ma girati e fai il morto. 100 di questi giorni evoli, biglietto ispirato e naturalmente del solito buon gusto. Senza contare che è originale come un cartello di parcheggio vietato. State zitti, sta arrivando il gasto Giuseppe. Finiscila. Beh, io me ne vado, Michael. E grazie del whisky. È stato un piacere, Alan. Ci vediamo domani. No, credo che avrò molto da fare. Forse riparto per Washington. Ha appuntamento nel parco con un cowboy. Emory, cosa? Come non detto. Oh, lei è Harold? No, non è Harold, lui è Per Harold. Arrivederci, Hank, è stato un piacere conoscerla. Anche per me. Se capita a Washington le presento mia moglie. Bene, grazie. Oh, sarebbe una gioia, vero Hank? Sarebbe bello incontrarsi con lui, con lei. Io ho una tale difficoltà con i pronomi. Confondo sempre il maschile col femminile. Prova a farti dare un bacio e vedrai che non mi confondo più. Con quella bocca da puttana? Cos'è, quella di tua moglie anchilosata? Frocio! Che no! Finocchio! Fermo! Antonio! Brutto! Per favore, mettiti lì con gli altri ragazzi. Adesso spara. Harold, finalmente. 100 di questi giorni. Sei arrivato giusto in tempo per lo spettacolo. Siamo appena al primo round. Calma, Alan. No. Vieni sulla guancia. Ecco, metti quel visore. Ehi, hey, tu, questo è Harold. Ma non ti va bene, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, caro Harold, tanti auguri a te. Che c'è di tanto divertente? La vita. La vita è tutta quanta una comica rissa. Non te ne sei accorto? Sei drogato. Tanti auguri, Harold. Sei drogato e sei in ritardo. Eravamo intesi che tu saresti arrivato qui al massimo tra le 8:30 e le 9. Cerca di ricordarti, Michael, che io sono una checca di 32 anni, brutta, butterata ed ebrea. Se mi ci vuole un po' per raccogliere le sparse membra e se devo anche fumare un po' di erbetta prima di trovare il coraggio di mostrare la mia faccia al mondo, la cosa non riguarda assolutamente nessuno, sono affari miei. E tu come stai questa sera?